Bentornati dopo la nostra pausa pubblicitaria. Allora abbiamo lasciato Daniela Brugnossi, sindaco di Castello di Tinto e Troncato, un altro importante sindaco del nostro territorio, uno di un bellissimo borgo che è Montone. Buonasera, ben trovato a Mirko Rinaldi. Buonasera. Grazie a Mirko Rinaldi, al sindaco. Noi ci siamo posti, sindaco, questo obiettivo. Anche noi, attraverso i nostri canali mediatici, vogliamo, non dico scoprire l'Umbria, perché molti di noi la conoscono, però vogliamo fare questa attività di promozione, anche di invito a chi ci segue attraverso i canali social della Voce del Territorio Umbro, ma in generale anche sul canale 15 Umbria più TV, di stimolarli in questa fase 2, in questa fase di ripartenza, a stare vicino ai nostri territori, perché tutti abbiamo bisogno del sostegno. Innanzitutto, come sta Montone? Uso questo termine così un po' generico, perché attraverso i nostri, il nostro giornale online abbiamo testimoniato come siete stati un comune molto attivo sia nel supporto della cittadinanza, avete anche ricevuto tanto sostegno da un punto di vista solidale e sociale, però avete fatto anche voi un bellissimo lavoro in questo periodo. Allora, Montone posso dire che è in salute. Noi abbiamo, fortunatamente, non abbiamo avuto nessun contagio di residenti alla malattia Covid-2019. Covid-free, quindi? Free. Sì, sì. Abbiamo soltanto avuto una residente di un comune confinante che ha passato la quarantena dopo aver contratto la malattia qui nella residenza di Montone. Però, diciamo, che i nostri cittadini non hanno contratto il Covid. Abbiamo avuto 31 persone in isolamento per 15 giorni, però stanno ringraziando il cielo tutti bene, e quindi, diciamo, ecco, in questa stiamo già pensando al rilancio di Montone. Abbiamo fatto sì tante attività, tante cose per la cittadinanza, ora però è il momento di pensare a un rilancio del territorio e anche un rilancio turistico, perché noi comunque siamo stati molto penalizzati da questo punto di vista, perché avevamo un turismo estero soprattutto, quindi abbiamo avuto tante tante disdette, e ci sarà una grande crisi adesso per le nostre attività, diciamo, ricettive, alberghi, agriturismi, appartamenti vacanze, ristoranti, e quindi bisognerà pensare decisamente a un rilancio. E adesso stiamo studiando con l'amministrazione comunale, con l'assessore Rosini al turismo, cosa fare, diciamo. Però sarà un lavoro molto, molto difficile. Quindi piano piano stiamo ripartendo anche noi, le nostre aziende dell'importante zona produttiva hanno riaperto tutte, non tutte hanno chiuso, perché abbiamo Prada che aveva riconvertito la produzione con le mascherine, facendo la produzione delle mascherine, che tra l'altro ha regalato anche a tutti i cittadini di Montone. Poi la Salpa, che comunque faceva l'alimentare, quindi non ha chiuso, e hanno chiuso quelle, diciamo, del comparto automobilistico, quindi le metalmeccaniche come la Faist, l'Aries e anche la azienda importante, la Trigano, che comunque adesso hanno, diciamo, ripreso anche con un protocollo di sicurezza imponente. Quindi speriamo che si riesca, diciamo, ad andare avanti, a riprendere le attività. Le voglio chiedere questo: allora, abbiamo capito, così come a Monte Castello di Vibio, anche a Montone c'è stato un lavoro di squadra, no? Nel senso in cui, diciamo, non solo le amministrazioni, non solo coloro che erano chiamati a dover vigilare, ma c'è stato anche un comportamento corretto da parte dei cittadini, perché se siete riusciti a non avere contagiati, evidentemente c'è stato un seguito importante anche per quelle che sono chiaramente le disposizioni che sono state date. Ci sono degli aspetti chiaramente legati, come diceva lei, isolamenti domiciliari, ma più che altro forse per evitare, no, situazioni pericolose dovute all'essere vicino a persone che erano state contagiate. Quindi da questo punto di vista siete nei numeri, nel comportamento, un comune virtuoso. La fase 1 l'abbiamo messa da una parte, adesso siamo nella fase 2. Lei diceva che state valutando, diciamo, qual è l'aspetto che più la rende ottimista, se punta magari molto sul cosiddetto turismo autoctono, che potrebbe venire dalla regione o dalle regioni limitrofe, e invece che cos'è che maggiormente la preoccupa rispetto a questa fase 2 e alle ipotetiche varie fasi 3 o 4, non so quali si succederanno. Sì, no, mi preoccupa comunque che noi bisogna ricostruire un'offerta turistica, no? Non possiamo
subito fare una promozione del territorio, cioè chiamare la gente, venite a Montone, però bisogna ricostruire, diciamo, questa offerta che un pochino è cambiata, tanto è cambiata rispetto alle manifestazioni. Noi, diciamo, da Pasqua avevamo un cartellone di manifestazione che arrivava fino all'Epifania, insomma, quindi questo è stato tutto disdetto, insomma, quindi ecco, stiamo lavorando comunque per non perdere le manifestazioni, quelle di nicchia e più importanti anche a livello nazionale, come l'Umbre Film Festival. Stiamo ragionando appunto di farlo questa la prima settimana di agosto. Poi stiamo lavorando con l'associazione Proloco per anche la donazione della Santa Spina. Stiamo ragionando anche sulla Festa del Bosco, che comunque sono manifestazioni che prevedono anche un afflusso di gente, quindi bisogna capire se le potremmo fare in sicurezza, se le potremmo fare. Per questo che dicevo, bisogna sicuramente lavorare molto fornendo anche un'offerta differente, no? Che comunque abbiamo la fortuna di vivere su un territorio immerso nel verde, quindi abbiamo tanta natura che ci circonda, quindi un paesaggio bellissimo, quindi lancerei anche un turismo legato un pochino anche al territorio, ai percorsi verdi, alla natura, all'architettura, alla cultura, che prevede anche, diciamo, un assembramento di persone, magari ecco, anche un turismo italiano, non soltanto internazionale. Cioè, però diciamo che vogliamo essere speranzosi oggi, perché siamo tutti in un contesto in cui siamo talmente stati disciplinati che ormai viviamo in questo aspetto, anche giustamente, dico, delle regole, no? Però parliamoci chiaro, sembrerebbe, adesso siamo nel condizionale, che dal 3 giugno dovrebbero riaprire i confini diciamo tra regioni, quindi necessariamente si potrà tornare, anche i confini internazionali in alcuni casi dovrebbero riaprirsi, quindi immagino se questo dovrà essere la procedura che segue l'Italia, ovvero di chiusura del coronavirus, almeno per questa fase, sperando che non ce ne sia un'altra, immagino anche che qualche straniero possa pensare a luglio, agosto, venire da voi, anche perché al di là di qualche valutazione, non dico corretta, però forse un po' troppo allarmistica, dell'Istituto Superiore di Sanità, l'Umbria risulta essere veramente non solo il cuore verde dell'Italia, ma anche un esempio di come è stata gestita questa pandemia. Quindi lei non alberga questa speranza, magari se non a giugno, magari a luglio, agosto, di vedere qualche straniero e di riprendere un po' quella che era la vostra tradizione anche dal punto di vista di turismo. Speriamo, sì, la speranza c'è di comunque di ripartire. Comunque non sottovaluto questo aspetto, comunque, che un po' ci sarà da soffrire e comunque da lavorare tutti insieme, come abbiamo fatto nella fase 1. Secondo me, se le associazioni, gli imprenditori, insomma, tutti insieme riusciremo sicuramente a fare un bel lavoro e a rilanciare Montone nel contesto internazionale, questo sicuro. Io tra l'altro vorrei portare una bellissima testimonianza, che innanzitutto, se me lo consente, vorrei salutare Giacomo Bartolini, che so essere indipendente comunale, ma soprattutto condivide con me la passione per la Vespa, e Giacomo è presidente del Vespa Club di Montone, è chiaramente un bellissimo territorio, io sono venuto tantissime volte a trovarvi, non solo in occasione dei raduni vespistici, ma anche per qualche gita pomeridiana partendo da Perugia, e devo dire che è un paesaggio, è un borgo incantevole, che merita, lo dico sinceramente, come ho detto prima anche per Monte Castello di Vibio, merita appunto di essere visitato. Vorrei appunto, in questa fase in cui non si è ancora certi di quello che sarà il domani, ma viviamo in questa linea così sottile tra quello che è stato e quello che speriamo che sarà, fare un invito, e non so se poi questo si aggiungerà anche lei, sindaco, agli umbri, a quelli che magari in questi giorni fino al 3 giugno hanno la possibilità e hanno la voglia di uscire, di andare a trascorrere qualche ora lontano da casa. Io credo che Montone meriti veramente una visita, meriti veramente una bellissima passeggiata all'interno del volo, chiaramente rispettando tutti quelli che possono essere i protocolli di sicurezza, perché si respira un'aria fantastica, un mix fra storia, natura, è veramente un qualcosa, panorami mozzafiato, anche la strada che porta a Montone merita di essere percorsa. Intanto possiamo dire, umbri, venite a trovarci. Sì, intanto venite a trovarci, adesso apriremo a breve, anche riapriremo il museo, quindi venite a Montone,
il Vespa Club sono molto importanti per il territorio. Anch'io sono un socio del Vespa Club di Montone, del nostro presidente Bartolini. E tra l'altro si diceva proprio dell'importanza comunque del Vespa Club, perché promuove davvero i territori, fa conoscere anche queste piccole realtà che magari si conoscono più Montone magari a Londra che nel resto d'Italia. Quindi svolgete un compito molto importante. Grazie, di sì. Promozione e non soltanto, ma anche di socialità. Quindi si diceva proprio con Giacomo di fare dei percorsi anche con la Vespa, magari Montone Perugia, visto che ci lega la storia con braccio forte, braccio sarebbe carino fare scoprire anche dei percorsi legati a questi personaggi che hanno fatto la storia dell'Italia nel 400. No? Noi come Vespa Club, quindi ve la lancio questa idea. Ci siamo proposti, io diciamo presiedo il Vespa Club di Perugia, ho questo onore, non l'abbiamo ancora letto ai nostri soci, ma volevamo lanciare questa iniziativa un'estate con il Vespa Club, e diciamo tra le tappe che avevamo previsto c'era appunto quella di una parte l'amicizia e diciamo un riconoscimento di un grande lavoro che sta facendo Giacomo Bartolini a Montone. C'era proprio l'idea di portare i vespisti la Perugia a Montone per ritrovarsi, per stare insieme, per riuscire sempre nel rispetto. Non ci vogliamo assembrare, sia chiaro, se no magari rischiamo di dare dei messaggi che sono sbagliati, nei limiti di quello che si potrà fare, però lo vogliamo nel rispetto delle regole, però io credo che questo mio approfondimento nasca soprattutto anche dalla volontà di dire agli umbri, a chi ci segue, di fare questo tipo di percorso, perché così si può ripartire, cioè donando anche un po' del proprio tempo, non so se il verbo è giusto quello di donare, a questi borghi, a questi territori, agli esercizi commerciali che sono all'interno di questi territori, alle associazioni, perché così secondo me possiamo riuscire, non dobbiamo essere campanilisti a tutti i costi, però in questa fase noi da qui ai prossimi 15 giorni sappiamo che potremo diciamo muoverci liberamente all'interno dei nostri confini, quindi avere la possibilità, avere la voglia di andare in questi territori, ripeto, per chi non c'è mai andato sarà sicuramente una piacevole esperienza. In Umbria siamo pochi, siamo 800.000 abitanti, non conosciamo tutti i comuni, tutte le bellezze che ci circondano, quindi invito. Questo della campana alle 5 del pomeriggio, magari davanti alla piazza comunale, dove chiaramente c'è l'ufficio del sindaco, è anche un modo, no, per sentirsi parte di un contesto. Dicevamo, sindaco, siamo in chiusura, abbiamo poco tempo, poi ci ripromettiamo magari nel prossimo futuro di venire anche quando sarà possibile con le nostre telecamere a omaggiare Montone e qualche suo bellissimo evento. Dell'importanza anche del territorio. Lei prima ha sottolineato le associazioni, ce ne sono tanti, i suoi collaboratori, i suoi assessori, chiaramente il Consiglio Comunale. Tra l'altro vorrei dire che lei è un sindaco plebiscitario, perché ha avuto circa il 97% delle preferenze, quindi insomma non avrà difficoltà a tenere buono, tra virgolette, non solo il Consiglio Comunale ma tutto il paese. Però vorrei anche portare una testimonianza, e questo la lascio fare a lei, di quanto siano importanti le associazioni, quanto siano importanti i semplici cittadini nel contesto della riuscita di vostri progetti, ma in generale anche della vostra fama che avete sia in Italia che all'estero. Sì, infatti colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari, perché le associazioni sono fatte di persone, volontari, che prestano un poco del loro tempo per il paese, per la comunità. E per questo vi ringrazio tutti, grazie appunto a questo tessuto associativo presente che lavora bene a Montone, riusciamo comunque a fare molti eventi culturali, turistici e folcloristici che appunto ci permettono di attirare molte persone. Quindi ringrazio tutti e sicuramente colgo l'occasione per lanciare una sfida con loro per recuperare e anche migliorare la nostra offerta turistica e culturale. Grazie sindaco, è stato un piacere averla con Grazie noi. Grazie a voi. Non è stato tantissimo, ma lo recupereremo più avanti. Noi diciamo chiudiamo questa
puntata, la puntata integrale. Poi chiaramente sui social rivedrete chi vorrà la parte relativa a Montone, la parte su Monte Castello di Bibbio. Però ci tengo in questa settimana, in questi giorni in cui Perugia è sembrata, no Perugia, scusate, l'Umbria è sembrata essere una sorvegliata speciale per il prossimo futuro, noi abbiamo voluto mandare una risposta innanzitutto agli Umbri, poi quando potremo anche al resto dell'Italia, con due eccellenze in questo momento della nostra regione, sia per quanto riguarda le caratteristiche del panorama strutturale, ma anche cosiddette Covid-free, che sono state Monte Castello di Bibbio, prima con il sindaco Daniela Brugnossi, e adesso Montone con il sindaco Mirko Rinaldi. Questa è come risponde l'Umbria. L'Umbria risponde con i fatti e non con le chiacchiere, due bellissime testimonianze, noi le abbiamo portate da Monte Castello di Bibbio prima e da Montone adesso. Grazie ancora al sindaco Mirko Rinaldi, grazie ancora al sindaco Daniela Brugnossi che abbiamo avuto prima. Noi torneremo nelle prossime settimane ad occuparci dei nostri territori perché anche noi vogliamo aiutare l'Umbria con le nostre possibilità e con quello che possiamo fare. Grazie a tutti per averci seguito, per un nuovo appuntamento alla Voce del Territorio, non resta che attendere la prossima settimana. Grazie e continuate a seguirci numerosi.